E a breve avvieremo come Società Italiana dell'Ipertensione un nuovo servizio destinato a tutti i soci attraverso una newsletter che riassumerà alcuni degli aspetti di vita societaria e al tempo stesso alcune delle grandi novità dal punto di vista della letteratura. Sarà un'iniziativa piena, densa di informazioni, estremamente utile, che aumenterà notevolmente il rapporto e il contatto tra la Società Italiana dell'Ipertensione e tutti i soci. Noi crediamo che questo sia un avanzamento, sia un'evoluzione moderna del rapporto tra la società e l'insieme dei soci che alla società sono così affezionati, e vi vorremmo esortare a essere particolarmente non solo interattivi con questo tipo di iniziativa, ma anche di fare sentire la vostra voce e darci suggerimenti su come renderla più possibile la casa della società e di tutti i soci. Recentemente la Società Italiana dell'Ipertensione ha sviluppato un'importante partnership con AIFA e con il suo direttore generale, il professor Pani, cercando di sviluppare un algoritmo per il trattamento razionale dell'ipertensione arteriosa. L'iniziativa è estremamente prestigiosa, segue un'iniziativa analoga gestita da AIFA con la Società Italiana di Diabetologia e dell'Associazione dei Medici Diabetologi, ed ha per noi un'importanza fondamentale, prima perché attribuisce prestigio sicuramente alla Società dell'Ipertensione, secondo perché può trasferire a livello nazionale, attraverso un organismo estremamente rispettato come AIFA, la nostra logica di intervento nei confronti di una condizione che oggi deve essere trattata in maniera più adeguata che in passato per il grande numero di pazienti ipertesi e per le modalità con le quali è possibile ottenere un risultato. Quindi in pratica è certamente una grande iniziativa, un riconoscimento sicuro della efficacia e del ruolo che la Società Italiana dell'Ipertensione gioca nel panorama nazionale in termini di prevenzione, ma anche in termini di interazione con le istituzioni pubbliche.